1 chilometro e 200 metri che unisce Pantano a Muraglia Montegranaro. Dopo mesi di lavori, la bici politana aggiunge uno dei tasselli più strategici con il completamento della pista ciclopedonale di Via Fratti, che oggi ha avuto il suo taglio del nastro istituzionale. Cresce questa rete che è diventata un'infrastruttura del benessere, che ci ha fatto diventare città della bicicletta e che rende la qualità della vita in città migliore, migliore da tutti i punti di vista, compreso la sicurezza. In questo caso interverremo anche con una rotatoria nell'incrocio tra Via Fratti, Via Pantano e Via Madonna di Loreto, perché è un incrocio questo abbastanza pericoloso. Però questa non è solo un tratto di bici politana, è l'avvio di un progetto strategico di riqualificazione di tutto l'asse Via Fratti-Via Giolitti. Questa una volta era la circonvallazione, era la strada che era stata fatta per portarci il massimo del traffico possibile, che in qualche modo attraversava la città. Oggi abbiamo l'interquartieri, la città è cresciuta e questa strada, grazie alla ciclabile, grazie agli alberi, le varie aiuole che vengono fatte, è già diventata un viale e vogliamo continuare su Via Giolitti, su Via Ponchielli, perché diventa un asse d'attraversamento bellissimo e al tempo stesso sicuro. È un intervento che complessivamente impegna l'amministrazione per oltre 400.000 euro e verrà completato da qui a qualche settimana con la realizzazione della rotatoria, anche questa richiesta sia del quartiere di Montegranaro Muraglia che di Pantano, oltre che voluta dai residenti. Ed è il primo passo rispetto a un progetto ambizioso dell'amministrazione comunale, che vuole prolungare questo collegamento ciclabile sia in via Giolitti che in via Ponchielli. L'obiettivo su via Giolitti sarà quello di non togliere i parcheggi perché ci sono diverse attività commerciali e nella prima bozza di disegno che abbiamo i parcheggi sono garantiti. Il progetto su Via Fratti ha previsto anche la sostituzione dell'impianto di illuminazione con l'installazione di apparecchi a LED a basso consumo ed è stato finanziato per 180.000 euro dai fondi di un bando regionale del 2018 portato avanti dal consigliere Andrea Biancani. Un bando molto importante che era a livello regionale, che prevedeva lo sviluppo della mobilità sostenibile, quindi percorsi ciclopedonali. Ovviamente quando si va a stringere una strada c'è sempre un po' di polemica, le persone dicono ma cavolo, una strada larga, l'avete ristretta. Io devo dire che conviene sempre arrivare a magari qualche minuto dopo, però riuscire a mettere in sicurezza tutti quelli che sono i soggetti che utilizzano la strada. In questo caso ciclisti e pedoni, qui non c'era un vero e proprio marciapiede, non c'era una pista ciclabile, oggi riusciamo a mettere sia ciclisti che pedoni in sicurezza e rimane comunque una bella carreggiata per le auto.